Cari amici, con le occhette si conclude la giornata, le occhie anche un bellissimo panorama di là anche verso la ruota panoramica, bellissimo, è la gioia, Mauri. Molto bello, molto bello, caro Geni, molto un, bello. Una serata veramente, ne è valsa la pena venire qua alla Veno Mombello, la Gomazzoni. Quindi lasciate un like e niente, andiamo avanti. Andiamo assolutamente avanti. È stata una giornata fantastica. Mettete un like, iscrivetevi se volete, se potete. Mauri, Gianni, iscrivetevi al nuovo canale che poi vi metterà il link sotto quando Gianni e Mauri Urbez Explorer. Il nuovo canale nostro, fatto da noi. È una gioia venire qui. Iscrivetevi, a presto cari amici. Purtroppo è così, a presto. Guardate lì che belle, loro stanno lì a dormire in rada. Le belle occhettine. Abbiamo trovato un cuoricino nell'acqua. Almeno quello che sembra un cuoricino. Voglio provare a prenderlo. Nell'acqua qua al fiume Seveso. Mauri, tento assolutamente di prenderla. Tanto adesso vedo che l'acqua è l'acqua bassa. È in bassa, in secca, diciamo. Magari, cari amici, ci porta fortuna. Noi continuiamo. Chi lo sa? Mi bagnerò. Amen. Amen. Qua fa niente. Vada a un certo punto. Ed è infatti un cuoricino delle Winx. Che hai trovato nell'acqua? Un cuoricino delle Winx. L'ho trovato nell'acqua. Che combinazione. Vediamo che questo cuoricino ci porti bene. Aerei sempre che sorvolano la zona. Perché qui c'è un aeroporto privato, quello di Bresso. C'è un aeroporto privato verso Milano e siamo in Brianza sul fiume Seveso. Ho trovato un cuoricino che veramente... Allora questo è 2021, anche se non ci possiamo fare illusioni che sarà l'anno che... Insomma, sarà quel che sarà. Però, pur non facendoci illusioni, sappiamo e guardando che bello questa natura, allora ecco, con un po' di natura, anche contemplare la natura e vivere nella natura ci porta delle buone nuove e in questo caso abbiamo trovato un bel cuoricino. Vari aerei che... Perché qui c'è l'aeroporto privato, ce ne sono sempre qua. Ebbene, bene, quindi beh, prendo la borsa e allora Mauri, siamo venuti in Brianza un pochino, eh? Sì, oggi è una bellissima giornata, un po' più calda, quasi estiva, primavera incontrata. Sì. E allora abbiamo deciso di fare questa zingarata o questa cosa. Del 26 di febbraio del 2021. L'inverno se ne sta andando. Rispetto a due settimane fa che eravamo a Crespidale, eravamo in freddo lì, facendo. Allora, può essere che un'altra settimana fa come se fosse primavera e poi dopo una settimana torna addirittura la neve. Purtroppo il clima è molto variabile, settimana in settimana. Adesso sembriamo quasi ad aprile inoltrato, in realtà oggi fa bel casino, cioè che...
Meno male, sì. Quindi possiamo permetterci di fare qualche video. Fare questo giro. Naturalmente con la borsa. Io allora sembro esagerato, qua non c'è assolutamente nessuno perché siamo in mezzo alla campagna. Io però sto sempre a guardare la borsa. Una volta, era l'8 marzo 2020, un anno fa, eravamo a Sesto Calende. Mia madre ai tempi scrisse anche una poesia su le cose perse. Sempre sul Lago Maggiore, all'Aveno. A Sesto Calende sul Lago Maggiore, piccola parentesi, andiamo a un bar fuori, viene un signore da fuori, no? Girando per i tavoli facendo vedere che vuole trovare posto. Io prendo le borse così, anche quella del Mauri, perché un attimo stavamo vedendo al bar cosa dovevamo prendere, era l'ultimo giorno di libertà dell'anno scorso, 2020. La complice faceva poi sparire le borse. Perché? Perché uno guardava il signore che doveva prendere tavolo, poi non prendeva posto, girava per i tavoli e non si accorgeva della complice che rubava le borse. Allora io sono fatto così, sto sempre... Una volta stavo facendo un bellissimo sogno sul treno per Venezia, però nel sogno non vedo più la mia borsa, ho fatto di tutto in quel momento per svegliarmi. Lui, la tua borsa è il cuore, il sapere. Se lo centrate nella borsa lo annientate, Geminio. Insomma, sono tempi tremendi, perché i ladri magari rubano 5 euro e però dentro c'è la carta d'identità, il codice fiscale. Dopo devi rifare tutti i documenti. E poi è un casino, eh. Beh, facciamo... Qua, guardate, cari amici. È una bellissima giornata, anche se bisogna stare attenti a fondo nel... perché però qui è umido, infatti. È una bellissima giornata per venire qua al fiume Seveso. In Brianza, quindi a nord di Milano, Lombardia naturalmente, perché viviamo qui ormai chiusi in regione, e godiamo però, quindi le nostre gite in questo periodo di libertà sono dedicate alla natura, per ovvi motivi vitali, di motivi vitali. Guardate che bellissimi quegli alberi che si può fare anche... Una volta facevano le scope di saggina dai rami di questi alberi. Mm-hmm. Tagliavano bassi e facevano le scope di saggina. Natura dietro casa, dietro Milano, si trovano poi queste bellezze. Bene, allora andiamo a vedere la macina di mulino di là. Notare che è particolarmente pulito il fiume Seveso oggi. E qui abbiamo ciò che poteva essere una macina da mulino. Evidentemente c'è stata l'alluvione e da un mulino, può essere un mulino che era ormai in condizioni abbandonate, un mulino abbandonato, una macina che penso debba essere una macina da grano, finì nel fiume. È vero, hai visto? Ritrovamento incredibile. Io pensavo all'inizio che fosse un tombino. Anch'io ho pensato di un tombino. Invece mi risulta la macina da mulino per macinare il grano. Quindi, hai visto che roba. Interessante. Lì Mauri, così spiego bene. Fammi vedere con la macina da mulino. Scusate tanto, cari amici, a me piace fare queste cose così, belle. Praticamente la macina da mulino è la ruota interna al mulino, non quella esterna. La ruota esterna prendeva, praticamente sfruttava l'energia dell'acqua del fiume Seveso, ovviamente, di questo bellissimo fiume. E questa, la ruota interna, stava proprio piatta così,
dentro un contenitore e veniva buttato da sopra il grano in chicchi, come se fosse riso ma era grano, e poi lo girava. Da una parte poi si passava e veniva da una parte la farina e da una parte la parte esterna della granaglia, che veniva poi utilizzata per l'alimentazione di solito degli animali. Bene, facciamo vedere questa bella ruota da macina di mulino, che evidentemente un'alluvione l'ha portata qua, cose che capitano. E qui, continuando, c'è una bellissima parete, anche questa natura, vera natura, una parete di muschio e piante praticamente che si attaccano proprio alla parete, piante rampicanti, molto carine, e tutta la parete che continua. C'è tanto muschio perché poi è umida, la zona particolarmente umida a questo punto, che non prende mai il sole e rimane al muschio. Ok, adesso dopo per altri video si continua. Qui al fiume Seveso in Brianza, 26 febbraio 2021, a questa bellissima macina da mulino e questo bel panorama, col fiume ancora un pochino in secca perché devono sciogliersi ancora le nevi. Bene, cari amici, metteremo lo spezzone, metteremo insieme tutti i bei video pian piano montati. La riscoperta della natura, anche nel 2021 faremo queste bellissime passeggiate, per un semplice motivo: la natura, la vita, la libertà, uscire di casa anche in situazioni queste, varie situazioni che ci sono, però la vita va vissuta anche con la natura. E qui, sulle sponde del fiume Seveso, dove ci sono gli argini, abbiamo trovato addirittura un castello. E che dire, cari amici, particolare, una gita fuori porta. Ecco, cari amici, fate le gite fuori porta, che trovate delle cose fantastiche da scoprire, da riscoprire. Mauri, la riscoperta della natura. Sapevo neanche questo castello qua, ero qua, ma passavo tante volte, ma non mi sono mai addentrato nelle vie, perché sono fatto così, sono uno un po' che è sempre assorto nei miei pensieri. Invece con Gelmini questi particolari saltano fuori, perché lui dà molto... Sì, bisogna andare su Google Maps, cari amici, a scoprire queste cose. E su Google Maps si vedono certi particolari. Da delle stradine, lì abbiamo l'aereo. Ma qui c'è il coso vicino, stronde. E qui il castello. Okay. Castello fatato sulle sponde del fiume Seveso. Siamo in questa deliziosa giornata sopra Varese. E... Ciao a tutti, siamo qui per un'altra giornata. Sì, prima della chiusura. Esatto, prima ecco della perché. Chiusura, sì, perché sì. Oggi è il 28 di 28 febbraio del 2021, però domani, 1 marzo, siamo in zona arancione di nuovo. E ahimè. Allora... Ecco perché. Cari amici, a volte non mi venivano le parole giuste, perché uno direbbe: ah, che bello, facciamo una gita, qualcosa grandioso, sempre che non mi tira sotto un'auto adesso, qualcosa di grandioso.
Purtroppo da domani iniziano di nuovo con le chiusure, sappiamo benissimo come va. Però Mauri, è una bellissima giornata, fa questa panoramica. Quindi Monte Campo dei Fiori, Sacromonte, Bobbiate, lì anche c'è un hotel di Varese di lusso e tutte le colline sopra Varese. Varese grada, va a gradoni, le prime colline e poi i monti dietro. E andremo adesso al lago, tutta la zona, faremo tutta la zona. Bene, cari amici. E uno di loro sta volando. Ma che bello. Fantastico. Stanno tutti in giro. Sta continuando a fare il giro, si vede che cerca, è in cerca di cibo. Stanno tutti in giro ad attendere il cibo. E anche vedo che... Ma che roba? Che storia! È tutto uscito qua, perché vedo che... Mauri, fa le riprese, fa le riprese. E cari amici... Siamo qua al porticciolo di Capolago, una giornata sublime, piena di sole, fantastica, prima delle chiusure, come abbiamo detto poc'anzi, e Gianni e Mauri si fanno un bel giro. E con che pensieri, Mauro? Il tema di oggi, la spensieratezza. Della chiusura, insomma, diciamo. Beh. Questa è pensiero, tutto qua. Sì, però con l'esperienza dell'anno scorso. L'anno scorso, l'8 marzo, era l'ultimo giorno, ci trovavamo io e Mauri a Sesto Calende, qua sempre verso il lago di Maggiore, questo è il lago di Varese, benissimo. E così, Mauri, da prendere come una cosa della vita, ci saranno queste chiusure, però l'importante comunque tenteremo sempre un po' di uscire di casa, perché fa tanto bene uscire di casa. E quindi bisogna anche stare sereni, felici. Comunque. Sì, riesco, la mascherina, ma c'è troppa gente. Non storicamente, cari amici, questo periodo, io ricorderò sempre la mia trippa, questo già lo sapete. Questo periodo, io e il Mauri cercheremo sempre di trovare un po' di libertà, uscire a fare arte, e questo periodo ce lo ricorderemo dal 2020. Per ciò che stiamo vivendo. Queste qua sono l'emblema di questi libri. Però la speranza, cari amici. Delle riprese totali, se riesci, perché siamo un po' affollati. E questo fantastico. Il Sacromonte e Campo dei Fiori, Monte Campo dei Fiori, sopra Varese, assolutamente. Qua abbiamo le colline, le prime sono le colline sopra il lago e poi c'è il Monte Campo dei Fiori. Qua sono le varie colline. E continuiamo con le nostre esplorazioni. Abbiamo anche i primi fiori, le campanule di primavera, qui vicino alla pista ciclabile attorno al lago. I primi fiori al tepore dei primi raggi del sole. Ebbene, un po' di natura c'è già. Hai visto, inizia la primavera. E si continua. E si continua, ragazzi. E questo è il fiume Raggianuova,
assieme poi al Fosso Mongo che è qua al canaletto, prende tutta l'acqua dai monti sopra attorno al lago di Varese, dove abbiamo anche questa bellissima parte di sentiero pista ciclabile, e abbiamo trovato il fiume Raggia Nuova. Infatti, cari amici, la natura in libertà. Il Raggia Nuova è uno dei principali affluenti del lago di Varese. Il lago di Varese è il 10° lago per grandezza in Italia. E questo è Raggia Nuova. E anche di là un cagnolino è entrato. Guardalo là! È entrato un cagnolino! È entrato un cagnolino nel fiume, ci ha visto! Ed è venuto! Cari amici! Siamo giornata di sole e passeggiate. Sì, sole e passeggiate, relax. L'ultima. Sì. E ci vuole. Infatti. Perfetto, bellissimo. Infatti. La natura, godere della natura. E qui, naturalmente, sul lago di Varese abbiamo anche il Fosso Mongo. Forse il nome del fiume, del torrente, è questo, perché si impaluda un po', è un fosso, e infatti si impaluda un pochino anche di là, però una natura veramente avvolgente, e ci dà comunque quel piacere di favola, di bello, di cose belle, veramente della giornata da vivere proprio. Anche siamo al tramonto qui dell'ultima giornata, l'ultima domenica del mese e anche l'unica di zona gialla, però ok. Però si continua. E questo è il Fosso Mongo, che è un canale che si... Vedete? Fa un po' palude. Si può entrare. Bene, adesso siamo. Fantastico, possiamo entrare, cari amici. Dai, è aperto. Si poteva entrare, il cancello, era un falso allarme. Jenny, che cosa dici? È stata una fregatura. Cari amici, c'è una porta che si può aprire, no? Qualcuno, una volta l'avevano anche chiusa, ma adesso si può aprire. Si può aprire, però c'è il muro. Piccolissima eventualità, non si va da nessuna parte. Difatti. E cari amici, siamo nel sottotetto, infatti, che state vedendo, di una bella, praticamente, balera, una discoteca qua a Capolago, che fece i bei momenti della Varese Giardino, che fu... Qui è stata una discoteca di ristrutturazione, secondo me, adesso stanno recuperando. Sì, stanno recuperando, però lavori fermi, e vediamo che le situazioni come vanno. E naturalmente, continuando con questo piccolo urbex, allora, ai tempi, praticamente, era una fattoria all'inizio. Fu trasformata in discoteca e adesso, domanda, la riapriranno? La stanno ristrutturando, hanno speso un sacco di denaro per ristrutturarla. Tutto legno nuovo, legno di abete, forse abete delle zone proprio delle Alpi. Andiamo a vedere, c'è anche praticamente la stazione elettrica, la centrale termica. Hanno speso un sacco di soldi anche
dal Trentino a farsi vedere tutte queste cose, forse anche il legname del Trentino, Alto Adige. E praticamente però poi ci vogliono fare la centrale termica, stanno facendo dei lavori sul soppalco. E qui, cari amici, proprio il colore rosso dedicato a questa discoteca. Questa discoteca aveva il suo colore rosso, l'avevano impastata sul colore rosso, che prendeva bene con le luci al neon che... Quindi insomma c'è una certa storia. Io a Mauri venni una volta, sì. Un pomeriggio gli amici dissero dai vieni un attimo a ballare. Però vi dico, sì, ero venuto qua dentro un pomeriggio con gli amici. Com'era? Era un buco che si stava come una topata. Scusate tanto, io lo dico tanto ormai. Non c'era spazio. Un buco era di biblioteca. Era piccolo. Era piccolo. Chi cos'è che c'era? C'erano le... Allora, erano vari spazi. Praticamente da ciò che era una fattoria hanno ricavato una discoteca. Vari spazi, però è spazio veramente ristretto per quello che era una discoteca. Comunque, bene, facciamo un giro lì intorno. Prendiamola un po' così, abbiamo visto tante cose belle oggi e riusciamo ad avere un po' di serenità, anche un po' di le montagne nostre, tutto, un po' di piacere di queste cose belle, no? Anche se sono stati buttati tanti soldi via per la ristrutturazione. Lì ci doveva essere qualcosa di interessante, lì, delle icone lì, non so, quei tre quadretti lì. Degli spazi, qua erano degli spazi dietro, si vede che sul davanti c'era una barriera antirumore, forse perché dava troppo fastidio ai tempi su una fabbrica che stava qua, forse addirittura non tanto la discoteca dava fastidio alla fabbrica, era che era una fabbrica di filatura, facevano quelle cose lì, ed era rumorosissima, quindi facevano la musica techno magari di là. Qui c'erano chissà come erano le luci qua, come che era bene. Ti fa per scherzare, cari amici, prendiamola così. Per scherzare, vietato l'accesso agli addetti ai lavori. Facciamo il giro alla varesina. Qua c'è un gradino, attenzione. Facciamo un giro alla varesina. Qua, aspettare che gli amici, che io entro qua, è già una regola d'arte. E incredibile. Dove finiamo, Mauri? Siamo finiti. Dietro. Nel lavoro in corso. Comunque rimarrà di questa discoteca questa bellissima parete rossa. Era una parete rossa. Le case rosse, alcune case rosse sono anche la zona dei laghi. Questo è il colore rosso delle case rosse della zona dei laghi. Un rosso proprio molto forte, molto acceso. Facevano delle belle case con il rosso. E qua ciò che rimane di qualcosa che ci ricorda una fattoria. Era un fienile questo, secondo me. Sì. Una cascina, un fienile, una... Ricordano i fienili. Qua stanno ristrutturando tutto, ma tutto a metà. E adesso perché non stanno soldi. Questo più che altro perché adesso non si può ballare, non si può fare niente, perché qua vedo ancora gli scacchi, il pavimento a scacchi del tempo. Bene, bene così. E quello, Mauri, una volta era già esterna quella parte lì, guarda. Dove ci sono i sassolini, sì. Era il giardinetto esterno. Ah, tu te lo ricordi? Sì,
qua c'è, sì, c'erano i sassolini e qui hanno ingrandito, perché questo già dava già su un giardinetto esterno. Come si chiamava questa discoteca qua? Di Capolago, discoteca di Capolago. Capolago si chiamava. Mm. La chiamiamo discoteca Capolago. Sì, 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 sì. Perché sì, si vede che i sassolini sono esterni qua. Hanno inglobato per allargare. E qua era il giardinetto un po' all'orientale. Hanno inglobato per allargarlo. Per allargarlo. Sì, sì, perché c'era spazio, c'era. Bene, bene. Bene. È una ristrutturazione purtroppo lasciata per metà. Beh, ma la riprenderanno, speriamo. Anche se è abbandonata da un anno e due, cosa guarda. Da più, da più. Dovrebbe non fatto più niente. Chi c'è la tenda? Quindi conclusione, Mauri. Conclusione, un urbis inaspettato mentre siamo andati al lago di Varese. Bene, like. Like. E questa la parte alta che da qua sulle scale, sempre nella zona. Anche quest'urbex della fattoria trasformata in discoteca, e adesso evidentemente vogliamo farci qualcosa di nuovo. È bello, è riuscito qua a Capolago, Capolago di Varese, e si continua con queste passeggiate domenicali di oggi domenica 28 di febbraio 2021. Gennaro Gelmini e Mauri, youtuber Mauri, continuiamo con l'arte, siamo felici perché siamo spensierati ed è la cosa più bella che si possa fare. Mauri, quindi cosa ti sembra questa cascina? Un urbex inaspettato, sembrava tutto chiuso in realtà era aperto. Poi alla fine buono. Bene, è stato un urbex inaspettato, l'ultimo urbex prima della chiusura. Diventiamo zona arancione e staremo per un bel po' a zona arancione, quindi temo che. E anche zona rossa. E anche zona rossa. Quindi credo che per un po' sia Juve sia le zingarate saranno sospesi. Pensiamola bene. Abbiamo un futuro davanti, sfrutteremo il tutto per tutto per goderci queste cose così belle. E questa fattoria cascina trasformata in discoteca, adesso devono decidere un po' come fare. Beh, ci è piaciuto. Ok. Aspetta che provo a mettere la luce del cellulare, va, che prova. Che almeno riusciamo a vederci. Perfetto! Cari amici, abbiamo fatto bene ad andare a Capolago perché qui alla Schiranna di Varese ci sono i lavori in corso. Però lo stesso abbiamo fatto i sentieri per riuscire a venire al lago anche qua. Si è fatto tardi, fa niente. Non era una giornata programmata, questa sono stata una giornata improvvisa, perché è l'ultima giornata di libertà, zona gialla. Cerchiamo di far vedere una panoramica del lago, Mauri, vediamo. Tutte le luci dei paesi. Allora, Bugugiate, cerchiamo di far vedere Bugugiate di là. Anzi, poi Bugugiate proprio sulla di là, Acciate, quello che si vede lì più su, e poi Daverio di là. E poi, beh, tutte Biandronno, tutte queste zone qua. Insomma, una bella serata. È così. Sì, tranquilli, ci vedete? Tranquilli, una bella serata messa in chi, un po' che metto la luce del ciel perché non ci si vede niente. Ci siamo arrangiati, siamo cari amici. E niente. Ciao. Ciao a tutti. Una bellissima piazza, vento,
Brianza, Mauri? La Brianza, hai visto? La Brianza. Cesano Materno. Prima paese della Brianza, bassa Brianza. E siamo alla villa del conte Arese Borromeo. Un muro per dire: questa è la dimora di pace e di tranquillità. Proprio Mauri, prendi queste colonne come colonne proprio a dare un senso di serenità, un senso di dire questo è il luogo di luce, di pace, di serenità. Faccio un po' di riprese su. Mauri, sì, pensiero. Belle queste cose che ti danno. Sì. È molto pace, rilassante stare qua. Sì, sì. Colonne, come. Come colonne, colonne di fuoco, danno quell'idea, danno quell'idea, sì, sì, sì. Delle fiaccole. La cosa più bella, cari amici, la fontana della Contessa, la fontana della Contessa dei Pesci Rossi. Ecco che la Contessa, il Conte Arese, innamorato della Contessa Borromeo, quindi fece costruire qui a Cesano Maderno, Brianza, Lombardia, nord di Milano, questo giardino che ripercorre un po' in sembianze i giardini dell'Isola Bella sul Lago Maggiore. E qui, proprio per amore della Contessa, ecco una bellissima vasca per i pesci rossi, con una testa, diciamo, di coccodrillo, di animale, a dare quel senso così, proprio di maestosità al giardino e di tranquillità, di naturalezza, di bellezza, assolutamente. Mauri, quindi, Mauri, un pensiero tuo di là? Molto bello. Quando abbiamo fatto la live era spenta la fontana della chiesa, adesso invece l'hanno attivata e niente, è anche bello vedere qui così in funzione. Ti piace, ha messo per proprio era un posto bello. Rilassante. Rilassante, in mezzo alla natura. La natura, come una volta che le ville erano tutte piene di. Bene, e si continua. Si continua, sì, sì. Non poteva mancare naturalmente Venere. Venere, una statua un pochino barocca. Prendi tutto, Mauri. Com'è con Venere? Beh, ci sta, dai. Una Venere barocca, però Venere, la dea dell'amore, troneggia proprio all'inizio del giardino. Assieme naturalmente alla primavera. Perché anche la primavera, quindi la bellezza umana e la bellezza della natura, che messe assieme ci stanno proprio bene all'inizio di questo sfavillante giardino. Alla dimora degli Arese Borromeo, e lì vediamo ancora anche dei dipinti che rappresentano proprio la primavera, quindi le cose belle, positive, un pensiero bello per una giornata bellissima, sublime che stiamo vivendo. Qua ai giardini Arese Borromeo, Cesano Maderno. Mauro! Hai voglia, qui ce l'hai da Visitare, eh? Visitare è molto grande. E adesso andremo verso le varie statue e anche verso la Cappella del Fauno. Sì, pian piano visitiamo tutto, è bello grande. Abbiamo fatto nella live qualcosa, ma adesso nei dettagli andremo a vedere. Ok? Benissimo. Allora la statua della. Ah, poi anche con le lumache. Lumache? La statua qua, perché stamattina c'era un po' di umidità, ha piovuto tanto. Lumache. E sono rimaste le belle chiocciole. E abbiamo la primavera. E abbiamo Venere, immancabile, in un giardino così bello. La statua, in questo caso della Gloria, il giardino ha 60 statue,
e vedremo alcune particolarità di esso. Sì, questa è la statua della Gloria, vedete, che c'è anche scritto Gloria. Con la corona. Con la corona, guardate lì che bello. E questo è un giardino, è un giardino troppo bello. Varie statue, per fortuna sì. È calato un po' il vento. Uh-huh. Sì, infatti, per fortuna. Delle virtù, quindi abbiamo la statua delle virtù. Statua delle virtù, e sì, continuiamo infatti. Col nostro giro. Infatti. Verso la Cappella del Fauno, sì. E la Fontana dei Dromedari e il... praticamente il laghetto degli animaletti, delle tartarughe. Okay. Perfetto. Meglio di così. Sì, infatti. È interessantissimo questa cosa del barocco. Praticamente nel barocco le statue venivano solitamente coperte di più e fatte proprio più coperte. Abbiamo visto una Venere molto coperta, una Venere barocca, 1600-1700, e praticamente addirittura abbiamo qui la statua della maternità. Perfetto, tagliato in metà. Oggi si parla di censura. Nel barocco una statua di maternità è stata censurata. Addirittura è stata tagliata, uno direbbe, ma com'è possibile questo mistero di questo taglio? Infatti. Il taglio è avvenuto perché rappresentava la maternità e la maternità, in quanto, diciamo così, una nudità dell'essere umano, veniva censurata. E questa è una censura barocca del 1600. Sì. È incredibile com'è la vita. Invece, Mauri, la vita andrebbe valorizzata, andrebbe... Quindi pensiero a questa censura del 1600. Incredibile. Incredibile. Eppure avveniva. Guardate qui si può stare qui, però non sia mega, perché qui c'è la fontana che viene giù qua. Bellissimo. Dei dromedari. Fantastico. E praticamente riprendimi come i dromedari. Allora, pensiero, vedete, fontana dei dromedari, in quanto praticamente in realtà sarebbero i giardini di Babilonia. Io ho visto come giardini di Babilonia, giardini pensili, quindi l'acqua che veniva da su, che poi vedete a cascatelle scendeva, e i giardini di Babilonia avevano la vegetazione, le piante per ogni scalar della cascata. E praticamente in realtà non era all'inizio la fontana dei dromedari, fu in seguito dei dromedari, ma i dromedari abbellivano solo attorno, perché in mezzo avevamo altre statue. Perché adesso non le abbiamo più? Perché i conti Arese e Borromeo parteciparono alle 5 giornate di Milano contro gli austriaci, che in quel momento era territorio austriaco questo, anche Brianza sopra Milano. Quindi poi, non potendo arrestarli perché erano nobili, sequestrarono invece delle statue di alto valore. E qui avevamo delle statue sequestrate dagli austriaci. E lì invece una censura alla maternità, incredibile. Sì, infatti di là manca una statua, una è stata e l'altra. Una statua hanno tagliato la pancia della maternità. Comunque rimane un bellissimo posto, bellissimi dromedari, tutto quanto. Bellissimo, anche la fontana di qua, stupenda. Stupenda, che ne dite cari amici, col fondo, con la bellissima villa. Lo sfondo, la villa Mauri, là in fondo, ma che bello. Spero è sempre qualcosa di, io direi proprio di pace e di serenità. Ok.
Assolutamente. Ancora a posto l'altro cammello lì. Questo cammello è a posto, mentre quest'altro è un pochino distrutto. Quelli sono carnivore. Cari amici, molto spesso si sono trovati nella pure la tartaruga abbiamo trovato. Tartarughe d'acqua, molto pericolosa. Stiamo facendo una live e c'è qualche giglio, Mauri, che io ho sempre molto, non mi che già fatto i fiori. Sono rimaste le tartarughe, perché queste qui si vede che va, è andata dentro, ma come nuota? Cercavo qui, ma queste qui le hanno mollate. Proprio a vederle qua nel queste qui a fianco al lago, interessantissimo. Guardate, non hanno neanche paura della gente, sono pericolose. Saranno abituate. Dammi un bastone. Sono vive, cari amici, non sono statue. Sembrano statue, invece vedete che si muovono. No, sanno prendere sole. Va. Mauri, solo un secondo. È bellissimo che questo laghetto fantastico, in mezzo ai giardini, con un fondo naturale, proprio evidentemente per riempimento delle acque che sennò uscivano dalla roggia dei Borromoni. Una bellissima giornata. Il Mauri fa la live e abbiamo le tartarughe al laghetto. Non mi piace mica questa. Questa è un po'... non lo so. Burrascosa. E qua abbiamo già il gigli, perché qua fa un po' più di caldo, c'è qualche grado in più e i gigli sono già usciti. La galleria è la cappella del fauno, il dio dei boschi, e difatti si vede dalle zampe caprine il fauno, rappresentato proprio dalle zampe caprine, in una cappella che rappresenta la primavera. E anche da questo lato, quindi questo è il lato di profilo, e sul davanti questa cosa, la maestosità della cappella dedicata a qualcosa che rimanda ai boschi, quindi alla natura. E qua il gioia più bella. E qua sul davanti, in una bellissima giornata di primavera di sole, il fauno anche sulla... Guardate, è chiuso il cancello, mannaggia, però si vede bene, qui era chiuso nella cappella, lì ci sono tutti gli affreschi. Bellissimo, anche, lì anche... Per preservare un po' l'opera d'arte tengono chiuso, perché tanto si vede, però l'arte comunque va preservata. E bene... la natura, la rappresentazione della natura. Bello, molto ciò veramente di piacevole, con naturalmente la primavera che rappresenta quindi il sorgere della natura, l'inizio della natura. I feel. Yeah. I knew not of the past. I knew not of the past.